Cioè, ma l'Italia, che la cui ultima apparizione è stata contro la Svizzera, noi abbiamo ben pensato di dire, ma senti, anziché collegarci con un esperto di calcio italiano, no, della nazionale, noi andiamo a collegarci in Svizzera con il mio amico Teodoro Palatella, che saluto enormemente, non lo vedo da tanto tempo. Ciao Teodoro. Ciao Andrea, ciao Alessandra, ciao a tutti e grazie per l'invito, grazie. Ciao, grande mister. Allora, Teodoro, io devi sapere, Alessandra, che l'ho conosciuto in un'esperienza pazzesca in Australia, che tu dici, caspita, che palle questa Australia, almeno c'ho un testimone. Ecco, ci siamo incontrati in Australia, Teo? È stata un'esperienza fantastica, è stata un'esperienza stupenda, dove ho conosciuto Andrea, ho conosciuto tanti colleghi ed è stata anche l'esperienza che mi ha ispirato poi a tutto quello che magari poi avremo modo di parlare e che vi racconterò. Certo. Sì, infatti. Quindi adesso... è vero che sei stato in Australia, oh, abbiamo un testimone. Sì, sì. Dopo, marzo, è stato in Australia. Sì, sì, è stato in Australia, è stato anche nelle farm, è stato un bravissimo tecnico, è stato bravissimo Andrea. Tra l'altro, a proposito, scusa, piccola parentesi, però no, però anche in Australia ci raccontava anche lo sport come viene vissuto, cioè anche le strutture che ci sono, i campi che ci sono, e ovviamente poi rapportato magari a quello che noi vediamo in Italia, ovviamente una domanda sorge anche in questo caso, anche come allenatore, come poi ci si pone nel momento in cui bisogna mettersi a servizio e quindi formare anche i ragazzi più giovani. Sì, assolutamente sì. L'Australia, come dicevo prima, per me è stata fonte di ispirazione, perché poi venendo dal territorio italiano, dove comunque noi abbiamo il materiale umano, abbiamo la storia, abbiamo... diciamo viviamo un po' di pane e calcio, però poi ci mancano tante cose come le strutture, a volte anche il metodo, anche se ultimamente devo dire la verità, oggi l'Italia a livello giovanile, parlo soprattutto delle nazionali italiane, con Maurizio Viscidi, è cresciuta tantissimo sotto questo aspetto qua. Io ho ritrovato tutte queste strutture qua stupende dell'Australia, le ho ritrovate in Svizzera, e devo dire che se oggi la Svizzera, che diciamo non è più grande appunto della Lombardia, riesce comunque a stare diciamo in ambiti mondiali con le nazionali, pur essendo un piccolo paese, lo deve soprattutto a un'organizzazione strutturale in primis, di metodo, di educazione, di tanti aspetti che secondo me noi ogni tanto, visto che non siamo così lontani, dovremmo buttare l'occhio dall'altra parte, quindi... E questo è quello che mi sono portato io dall'Australia e ho rivissuto in questi quasi 10 anni in Svizzera. Ecco. Io Teodoro l'ho conosciuto appunto in Australia, poi dopo eravamo allenatori in un'academy del Milan, no? Lui poi col Milan ha lavorato tantissimo, con tanti giovani, con tante academy, e mi sono poi un po' sorpreso, perché in realtà, come un po' i cervelli in fuga, no? Ne parliamo spesso per tante competenze che poi vanno all'estero, in realtà è stato, come dire, prelevato, no? dal Lugano, dove poi lui ha avuto per anni questo ruolo apicale nella gestione del settore giovanile del Lugano. Ora, Teodoro è il vice allenatore dello Schaffhausen, che è una squadra ovviamente di prima fascia del calcio svizzero, il cui allenatore, tu non eri neanche nata, è Ciriaco Sforza, ex diciamo gloria sicuramente del Bayern Monaco, sicuramente della nazionale svizzera, forse un passato nero-azzurro dell'Inter un po' meno fortunato, però insomma lo ricordano tutti anche per una famosa... Ce la ricordiamo. Maglia. Maglietta di Giacomo Poretti in Tre uomini e una gamba. Tra l'altro, quella è una scena che io ho rivisto recentemente per le coliche renali, quindi... esatto, brava, per le coliche renali, di cui poi ne hai sofferto. Allora, io direi, piccolo excursus su questo percorso, Teo, che sicuramente incuriosisce, perché, insomma, tu sei pugliese, no? Credo, se non ricordo male, certo, Della provincia di Foggia, giusto? Sì, quindi... Sì. Cioè, ci devi un attimo spiegare. Certo, il mio percorso, Andrea, parte innanzitutto da un paesino del Gargano, che è Vieste, che è praticamente un paese di mare, un bellissimo paese, a cui
tante volte ho cercato di invitarti, ma sono sicuro che sarà la tua prossima meta di viaggi con la tua promesso, compagna. Promesso. Mi auguro. E da lì ho iniziato con le scuole calcio Milan. E all'epoca il Milan aveva un progetto che si chiamava Milan Academy, girava per l'Italia e a formare appunto scuole calcio, e da lì ho avuto la fortuna poi di conoscere Silvio Baldini e Di Zanoli, che mi hanno, diciamo, indirizzato poi in tutto quello che è stato il percorso delle Academy. Ho avuto la fortuna di girare prima in Italia e poi all'estero. L'esperienza dell'Australia è stata, secondo me, l'esperienza più bella, ma non solo l'Australia, ho girato negli Emirati Arabi, sono stato in Perù, sono stato negli Stati Uniti, tanti paesi appunto europei. Questo mi hanno permesso comunque di acquisire un bagaglio esperienziale, soprattutto a livello metodologico, che quando è arrivata appunto la chiamata del Lugano, non ci ho pensato due volte, ho lasciato tutto quello che avevo nella mia città, ho avuto il consenso della mia famiglia, che oggi ringrazio ancora mia moglie e i miei figli per questo sacrificio qua, che oggi ne basta sicuramente la pena. E da lì è iniziato un bellissimo percorso a Lugano, inizialmente come allenatore di una piccola squadra under 10, e subito dopo due anni sono passato, diciamo, ad avere un ruolo molto più importante, quindi a gestire tutta l'Academy fino ad arrivare appunto alla U21. Questo è stato, secondo me, una delle cose che mi ha permesso di crescere tantissimo a livello proprio metodologico, di conoscenza delle lingue, di conoscenza appunto di tante persone, di lavorare fuori da contesti che comunque non conoscevo, di cercare comunque di mettere in relazione tante persone, perché poi allenare è diverso magari da essere anche responsabile. Oggi, dopo quasi 8 anni e mezzo, è finita questa avventura a Lugano, a cui sarò sempre grato, e ringrazierò tutte le persone con cui ho lavorato, e come tutte le cose c'è un inizio e c'è sempre una fine, e oggi la mia volontà, la mia aspirazione è quella comunque di voler continuare questo percorso, questo sogno, perché senza il sogno difficilmente si riescono a fare poi tanti sacrifici. È quello che cerco di dire anche a tanti giovani, e quindi ho intrapreso questa nuova esperienza con Ciriaco Sforza, che oltre alla descrizione fatta da voi in maniera esemplare, io posso aggiungere che oltre ad essere un bravissimo tecnico è una grandissima persona, e quindi oggi capisco perché poi si riesce ad arrivare a grandissimi livelli. È una persona a livello umano stupenda, che mi dà tanta fiducia, mi ha dato proprio tanto, mi ha apprezzato fin dal primo giorno, e questo mi rende molto orgoglioso nel lavoro giornaliero che faccio con i ragazzi più grandi. Quindi, ma hai cambiato cantone, giusto? Sì, è cambiato cantone, adesso è Svizzera. Altro cambio di vita. Altro cambio di vita, altra lingua, e per me questo non è facile, perché comunque c'è da imparare il tedesco, però questa è un'altra sfida che cercherò piano piano di provare, ma soprattutto è un altro esempio che posso dare ai miei figli, che ogni giorno bisogna accettare sfide nuove, e quindi non si sarà mai pronti per accettare delle sfide, quindi c'è sempre un modo per poter, se si vuole, imparare qualcosa di diverso. Quindi, Schaffhausen, sono sicuro che sarà un percorso che mi darà ancora un buon bagaglio, ma il mio obiettivo è altro, e quindi piano piano vediamo dove si arriverà. Ecco. Senti Teodoro, ma io ho una curiosità, cioè ritornando, anzi, cioè entrando poi nel vivo di quello che poi sarà stasera questa Francia-Italia, però in realtà facendo un passo indietro e quindi ritornando a Euro 2024, lì tu in Svizzera da italiano come hai vissuto, diciamo, quella partita? Non bene, perché poi comunque, nel senso, comunque dentro di noi c'è sempre lo spirito italiano, devo dire che tutti gli italiani... Scusa, non voglio interromperti, però ricordiamolo che poi dopo la Svizzera aveva eliminato l'Italia nelle qualificazioni mondiali, quindi è stata una sorta di recidiva quella dell'Italia contro la Svizzera. Scusa, ma volevo chiudere poi questa introduzione. Ma dicevo, Andrea sa benissimo quanto i tecnici italiani all'estero sono... diciamo, sono seguiti, sono apprezzati, e quindi per me, diciamo, è stato un po'
un colpo al cuore, anche se oggi il cuore è diviso anche rispetto alla Svizzera. Ma devo dire che con molta onestà, noi non abbiamo fatto tanto per meritarci questo passaggio del turno, e sono sicuro anche che non tutti i mali vengono per nuocere, quindi penso che questo sicuramente è stato un passaggio per permettere al calcio italiano di capire che cosa deve cambiare. Sicuramente qualcosa è già in atto, diciamo a livello federale, e solo attraverso questo cambiamento qua che si possono poi creare delle situazioni in futuro che possono portare appunto i giovani nazionali ad avere risultati. Altrimenti ogni anno, come dico sempre, riusciamo a mettere sempre quella pezza lì, ma dobbiamo andare in fondo e cercare, diciamo, nel profondo quali sono i cambiamenti da fare. Noi abbiamo un grosso movimento italiano, secondo me stupendo, ma dobbiamo lavorare su altri aspetti, come ha ben detto Alessandro, le strutture, il metodo, le competenze all'interno di queste strutture qua. E quando parlo di competenze, parlo anche di rendere orgogliosi coloro che lavorano. Prima tu, Andrea, hai parlato di cervelli in fuga, ma cervelli in fuga anche perché in Italia diventa difficile far sì che questo è un lavoro. Io, per me, questo è il mio lavoro. Quindi in Italia, purtroppo, per questioni prettamente anche economiche, questo non può essere il tuo lavoro, perché deve essere magari il tuo secondo o terzo lavoro. E quindi questo significa che le società all'estero investono sulla persona. Investire sulla persona significa far star bene quella persona, formarla, e attraverso il merito, se merita, diciamo, dargli comunque la soddisfazione di poter vivere. Questo purtroppo oggi devo dire che non in tutte le realtà italiane, ma in tante realtà italiane questo manca, ecco. Beh, cioè noi stiamo sentendo, lo ricordiamo, Teodoro Palatella, 8 anni a Lugano come responsabile del settore giovanile, oggi allo Schaffhausen vice di Cirio Cosforza, quindi anche lì poi dopo voglio sapere un po' questo passaggio, no? Anche ai grandi, come lo stai vivendo, però è la voce, il testimone di un movimento che in un paese più piccolo, perché poi tanti sottovalutano questa cosa, però il bacino di utenza, ok, in questo caso i ragazzini che si avvicinano, no, al mondo del Mondo del calcio e calcio. lo praticano, fa tutta la differenza del mondo, ok? Quando, perché ne so, parliamo di Brasile, perché ne so, no? Il Brasile è una delle nazioni che produce più talenti nel Sì. E calcio. È perché immagini già i ragazzini, cioè proprio il da Brasile è piccolini, immenso, ci certo. sono tantissimi, lì non è che c'è crisi demografica, perché, non so, tantissimi bambini giocano praticamente tutti a pallone. E poi c'è un altro aspetto, questo, lui parlava di strutture, c'è anche un altro aspetto che in realtà giocano anche ovunque, nel senso Sì, che per prima, per strada, strada, oggi insomma. noi abbiamo... Cosa che da noi non c'è più, C'è cioè il un giocare benessere per tale che le sono piante. tutti davanti alla Chiaro. PlayStation e ovviamente magari avremo i campioni mondiali di E-sports, esatto, di così. eSports, ma probabilmente faticheremo sempre di più se non torniamo ad allenare. E poi Teodoro è bravissimo da quel punto di vista di impostare dei metodi di lavoro pazzeschi, anche piuttosto ludici sui bambini. Quindi insomma, stiamo parlando veramente con una, secondo me, delle persone più preparate in campo di. Campo calcistico giovanile che bisogna considerare. Quindi la Svizzera è un paese piccolo, non ha una grandissima tradizione calcistica, eppure ce l'ha suonata di santa ragione non una, ma due Due volte. volte. Quindi la sua viva voce è ancora più E poi importante. secondo me c'è anche un altro tema che non abbiamo trattato, cioè che si aggiunge oltre alle strutture anche al modo di allenare, avevamo detto anche riferito un po' più al calcio inglese, il fatto cioè il carattere di quegli uomini che poi scendono in Ah campo. sì, Alessandra si era concentrata molto anche sull'aspetto Molto. caratteriale, tipo, perché effettivamente contro la Svizzera, insomma, al di là della tecnica, al di là delle competenze, dei centri federali, di tutto il lavoro, poi Sì, quando dici c'è stata anche una cavolo, parte caratteriale che non si è non presentata. si è Secondo te, lì vista. che tasto non si è toccato, a tuo parere? Ma secondo me non c'è un tasto, secondo me tanto fa parte di quelle che sono le motivazioni. Sicuramente la Svizzera in questo momento qua aveva delle motivazioni nettamente più alte
rispetto all'Italia, il fatto di partire da non favorita, questo comunque ti dà comunque una forza in più. Ma devo dire anche che queste capacità qua sono capacità che sono allenabili, e quindi sono allenabili e sono allenabili fin da piccoli. Sono allenabili fin da piccoli perché, a differenza magari di... Io faccio sempre il paragone con l'Italia. Noi purtroppo in Italia viviamo in un contesto dove il ragazzino fin da piccolo viene messo sotto pressione rispetto a quello che è il risultato. Questo io non l'ho visto in Svizzera. In Svizzera invece è tutto diverso. Non c'è pressione da questo punto di vista qua, che non significa non lavorare sul carattere del ragazzo, ma c'è sicuramente un'attenzione massimale alla cura e alla non dispersione del talento. Tante volte mettere sotto pressione un ragazzino significa disperdere il suo talento e non farlo esprimere al massimo. Quindi, dal punto di vista caratteriale, per rispondere appunto alla domanda, sicuramente la Svizzera aveva qualcosina in più. I nostri ragazzi italiani probabilmente forse avevano troppa sicurezza appunto sulla partita, ma ripeto, questo è un errore che si può commettere a tutti i livelli. L'importante è fare dei passi giusti all'indietro, capire dove si è sbagliato e quindi riuscire comunque a rimediare. Noi abbiamo tutte le carte in regola e penso che anche questa sera, vedendo un po' la formazione che il mister Spalletti metterà in campo, abbiamo tanti giovani. E penso che questo è arrivato il momento anche di buttare dentro dei giovani. Questo sarà un argomento che volevo anche trattare. Poi parlando di Schaffhausen, l'Italia deve puntare molto di più sui giovani, perché i giovani sono il futuro. E i giovani devi dare la possibilità di sbagliare, di fare errori e non di bocciarli al primo esame. Ecco. Parliamone allora di questa esperienza che insomma ti vede lavorare con i più grandi dopo tutti questi anni, insomma come sta andando e mi pare di leggere tra le righe di questa tua anticipazione, insomma che sei anche chiamato un po' a buttare l'occhio verso coloro i quali poi si avvicinano per la prima volta alla prima squadra, una cosa del genere? Sì, no, è un'esperienza che comunque volevo fortemente. Già negli ultimi 2 anni ho lavorato con ragazzi più grandi, under 19, under 20, e quest'anno volevo fare un passaggio successivo, mi è stato concesso, mi è stata data l'opportunità. Lavorare con i grandi per certi versi è più facile su alcuni aspetti, è più difficile appunto sugli aspetti psicologici, sugli aspetti caratteriali, sugli aspetti di riuscire a far passare dei messaggi all'interno di loro, che non sono solo dei messaggi tecnici, metodologici, ma sono dei messaggi, diciamo, molto, molto a livello umano. La nostra squadra è una squadra prettamente di ragazzi giovani, e quello che mi lascia molto perplesso è rispetto all'Italia. Noi, diciamo, militiamo in un campionato di Serie B ed è un'ottima realtà, e abbiamo una squadra che ha una media di 21-22 anni. Difficilmente in Aspetta. Italia si vede una realtà di questo genere qua, dove i ragazzi 2006, 2007, 2005 giocano, esordiscono. Ma questo, il merito più grande lo do al mister, perché proprio ascoltando le sue parole lui mi conferma tutti i giorni, essendo lui stato un giovane che è esordito a 16 anni, mi dice: lavorare con i giovani bisogna avere pazienza, bisogna dare la possibilità a loro di sbagliare, bisogna dare loro le chance, non bisogna bocciarli al primo esame. Quindi per me questo è un grosso insegnamento che sicuramente mi servirà in quello che sarà forse uno dei prossimi passi nel mio futuro. Ecco. Quindi Schaffhausen è poi una città bellissima, tranquilla, è una città che comunque permette al giovane di poter lavorare in tranquillità senza la pressione del pubblico. Abbiamo uno stadio stupendo, abbiamo una realtà che comunque molto molto bella, a portata proprio di ragazzo, di formazione per poter crescere in tranquillità, ecco. Teodoro, avevo una curiosità perché ovviamente guardando i tuoi social e il tuo profilo Instagram vediamo che pubblichi spesso foto con frasi motivazionali. Queste sono un po' più per te o per chi ti segue? Queste sono un po' più diciamo, per me, ma anche per tutte quelle persone che ho incontrato nel mio percorso, che sicuramente mi hanno lasciato qualcosa, ma sono anche per tanti ragazzi che comunque con cui mi confronto tutti i giorni, e penso che ognuno di noi, oltre al lavoro che fa, oltre a quello che svolge, deve essere sempre un
una fonte di ispirazione per gli altri in maniera positiva. E quindi penso che dare dei piccoli pensieri per delle persone che magari vorrebbero o fanno lo tuo stesso percorso potrebbe essere un grosso aiuto. Quindi per me questo, come ho sempre detto, Andrea lo sa bene, non è un lavoro, per me è una passione che vivo tutti i giorni e che, diciamo, non mi stanca questo tipo di lavoro qua, ma penso che questa passione qua poi deve dare anche un seguito verso altre persone e lasciare dei piccoli messaggi, a mio avviso, è molto importante. Bella domanda, Ale, perché effettivamente ma da tanto, da sempre, da quando ti conosco, che effettivamente alterni ovviamente post che insomma rappresentano la tua vita quotidiana, le tue esperienze, con quelle frasettine un po' motivazionali che secondo me insomma ti avranno anche aiutato, soprattutto i primi tempi, magari all'estero. Ricordiamo che cioè, noi parliamo di vacanze, Sì. siamo appena tornati. La Puglia, voglio dire, è una forse delle zone d'Italia più difficili Penso da la meta più più gettonata e poi più gettonata difficile anche. da Sì. lasciare, soprattutto per andare poi in Svizzera. Infatti, Andrea, tanti miei amici che vengono comunque a trovarmi, sono venuti a trovarmi qui a Lugano, dove risiedo. Adesso la domanda più gettonata è: ma com'è possibile che tu hai lasciato un posto stupendo come per andare? Però questa è, diciamo, è facile dare questa risposta qua, ma la mia risposta è soprattutto il cuore, la mia passione, soprattutto quello che mi piacerebbe raggiungere come obiettivo. Poi magari non arriverò a quell'obiettivo che mi sono prefisso, ma sicuramente magari ci sono andato vicino. Ecco, questa è la cosa più importante. E dei tecnici italiani o comunque che stiamo vedendo in Italia, chi è che segui con più attenzione, chi ti ispira di più e perché? Io sono, diciamo, un fan, sono un appassionato ma anche perché ha allenato la mia squadra, di cui per me sarebbe un sogno un giorno poter allenare, che è il Foggia. Io sono un fan di Roberto De Zerbi, amo il suo calcio, amo come trasmette calcio, e quindi l'ho conosciuto di persona, sono stato a vedere i suoi allenamenti, probabilmente a dicembre, quando avremo la pausa, andrò a seguirlo anche a Marsiglia. Marsiglia. Perché il calcio non è solo la partita, non è solo, è qualcosa che va oltre. Quindi lavorare attraverso dei principi, far sì che i calciatori si innamorino di quei principi là, significa appunto lasciare un qualcosa che poi va oltre te. E quindi in lui io ho visto questo, vedo calcio positivo come lo fa lui, e questo mi appassiona tantissimo. Ma quindi proprio per questa piccola domanda, piccola curiosità, il tuo futuro lo vedi sempre in Svizzera oppure un rientro in Italia, proprio per quello che hai detto? Il mio futuro lo vedo in un posto che mi darà la possibilità di potermi esprimere, magari potrebbe essere l'Italia, magari potrebbe essere ancora la Svizzera, ma magari, come dico sempre a mia moglie, il mio sogno è quello di poter ritornare in Australia e poter comunque iniziare anche un nuovo percorso di vita, visto che i miei figli adesso sono grandi, e quindi riniziare anche un altro percorso, diciamo, di diverso. Il mio obiettivo è quello di, a prescindere dalla categoria, fare esperienze nuove, imparare delle cose nuove, e finché non avrò la possibilità di vedere più cose possibili. Se questo lo riesco a fare attraverso il calcio, è la cosa più bella. Se vai in Australia, mi sa che Andrea ti raggiunge sicuro. No, infatti stavo dicendo, Però. ma oddio, non sarà mai il sogno per eccellenza perché mancherei io. Certo, devi Quindi raggiungerlo per completare, è il coronare quadro. questo sogno. Va Io ho bene. una foto stupenda che conservo in maniera molto, molto. Mi ha fatto questa foto qua, Andrea sicuramente ce l'avrà, a Sydney, All'Opera House. all'Opera House, che è stupenda. Ripeto, ma per me quel periodo là con Andrea, con tutti gli altri ragazzi, ha significato per me un'ispirazione per tutto il resto. E quindi l'Australia, come abbiamo sempre detto, ed è vero, non è solo un dire, quando ci vai poi ti rimane dentro, e questo è quello che posso dire per me.
Guarda, questo assolutamente perché comunque, come dico sempre, anche in altre situazioni, comunque un'esperienza all'estero di quel tipo, quindi un po' lunga anche, io Da sono stato un te anno, a lui livello di qualche mese, tempi, sì. sì, però comunque ti apre la testa. Poi devo dire che a livello sportivo, tu lo anticipavi inizialmente, no? A livello sportivo comunque ti cali in una realtà in cui ti rendi conto che c'è un tipo di cultura che qui purtroppo ancora non c'è. Molto varia, molto variegata. C'è anche la possibilità di dire la tua, perché è vero che ci sono tantissimi sport, però è anche vero, noi ce lo diciamo sempre spesso nei pulmini, nel ritorno in pulmino alla tarda sera, fanno con tutta questa disponibilità di sport, i bambini fanno tanto, a volte troppo, e fai fatica ad allenare poi anche le specificità. Quindi immaginati un allenatore che, in questo caso parlo di bambini, ma sicuramente anche il calcio australiano. Attualmente il campionato, la A-League australiana, ovviamente non è che è nei primissimi, nei top campionati mondiali, anche se adesso sto vedendo che nuovamente alcuni calciatori tipo Douglas Costa, ex della Juventus, piuttosto che Mata, ex Manchester United, si sono trasferiti lì. Però quello che dico io è c'è anche materia su cui poter lavorare ed è una delle cose forse più stimolanti e motivanti che si possano trovare per chi fa questa professione. Teo, io spero di vederti in presenza molto molto presto. No, io spero che magari in un vostro weekend, quando avete la volontà, mi piacerebbe potervi invitare a Schaffhausen, quindi se volete anche venire a seguire una partita, non c'è nessun problema. L'augurio è che domenica prossima abbiamo i 16esimi di Coppa Svizzera con Servette, che è una squadra che farà Super League. Magari riusciamo a far bene, anzi sicuramente faremo bene, quindi magari ci sarà la possibilità nei prossimi turni di Coppa Svizzera. Quindi il mio è un invito e mi ha fatto molto piacere. Innanzitutto Andrea lo conoscevo, Alessandra, conoscerti, e quindi quando volete Piacere mio. siete i nostri ospiti. Grazie Teo, Grazie grazie mille, in bocca al mille. lupo per la tua avventura. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ciao, ci Ciao. sentiamo, ciao ciao.